Ora si registrerà la conferenza. Quindi queste schede che sono state redatte insieme al contratto di Fiume e devo dire non insieme a tanti altri soggetti, ma richiamo in particolare il Consorzio Fiume Olona che ci ha aiutato parecchio a definire specialmente gli aspetti di costo, gli aspetti più progettuali delle schede, sono appunto la parte progettuale di questo piano strategico di sottobacino che la giunta regionale dovrebbe approvare, se non questo mese, perché immagino ormai è andato, probabilmente i prossimi mesi, poi dopo ci sono elezioni, quindi l'intenzione del contratto di Fiume è quello di approvare il documento e renderlo quindi operativo già in questa legislatura. Abbiamo avuto molte riunioni e molti contatti. E alla fine sostanzialmente abbiamo queste schede, sono 5, sono rimaste 5,5 sì. schede, una sesta scheda che è quella che riguarda i rifiuti e i sedimenti lungo il fiume è stata sostanzialmente quasi da subito eliminata, nel senso che c'è quindi il tema, no, di capholding del servizio idrico, di come incide sulla qualità delle acque e del fiume e anche del reticolo idrico. Questa cosa ce l'hanno cassata subito, comunque ne parleremo lo stesso nel corso della giornata. Invece le altre schede invece sono state, diciamo, accolte, ad eccezione di quella, sembra, però lo vedremo nella delibera di giunta, quella sulle specie aliene, quindi in particolare lo Scoiattolo. scoiattoli, le nutrie, eccetera, eccetera. Anche qui evidentemente, insomma, c'è stato qualche problema, no? Noi, ovviamente noi non possiamo fare da capofila per una gestione di specie selvatiche, non è competenza dei parchi locali, lo è dei parchi regionali, lo è specialmente di regione, no? Abbiamo scritto più volte a Regione chiedendo aiuto e anche Città Metropolitana. Abbiamo fatto delle cose pregevoli sulle nutrie, quindi un contenimento importante sulle nutrie, direi su altre specie, diciamo, proprio non ci siamo Nel senso dell'eliminazione, e parliamo di contenimento, radicazione difficile, contenimento del numero infatti di se ne specie. vedono meno rispetto a quando c'era stato E, un po' il sì, boom. esatto. Ecco, questa scheda qui, quindi sostanzialmente verrà probabilmente cassata. Io direi, Lucia, iniziamo Sì. molto brevemente, perché queste schede, se ovviamente sono condivise, possono diventare parte del bilancio, del progetto piano economico di gestione, chiamiamolo così, del parco e quindi cercheremo di realizzarle, come anche speriamo che il contratto di Fiume finanzierà quelle parti di progetto che non sono ancora coperti finanziariamente. Proviamo, iniziamo dalle cifre, così che vediamo, magari ampliano un pochettino per chi è a casa. Quindi abbiamo questi sei progetti. Il primo progetto, Più spazio al no, se fiume? allora vai, vai, Sì, vai tu. allora più spazio al fiume sono 4.420.000 euro in totale, di cui già disponibili 2.150.000. Più acqua nel fiume, più acqua del fiume sono 1.125.000 con risorse già disponibili di 75.000 euro all'anno e ci rimangono ancora appunto, da reperire 970.000 euro che vabbè, i fondi già disponibili sono appunto di Consorzio Fiume Olona, derivano anche da Regione, dal servizio idrico integrato. Per quanto riguarda l'azione reticolo idrico e varianza idraulica abbiamo 1.125.000 euro suddiviso in 805.000 di opere e 210.000 euro Adesso di. sono già delle progettazioni per il Adesso lo vediamo. Adesso, questi sono i soldi che ci sono dietro queste Esatto. schede. Poi dopo vediamo nel dettaglio i singoli progetti. Quindi 210.000 euro all'anno per i servizi ecosistemici e la gestione.
Non abbiamo ancora niente in disponibilità, per cui abbiamo ancora da reperire sostanzialmente tutte le cifre. Vabbè, specie invasive a questo punto erano 30.000 euro, però adesso vediamo se ci... Il corridoio di Orti invece 400.000 euro, di cui già disponibili 400.000, quindi non abbiamo da Regione Qua mi sa Lombardia, che c'è no? qualcosa che Lo no, scrivo, era un era milione così. di euro Ah, circa. ok. Comunque, Comunque, alla fine c'è sotto tutto non la c'era scheda. 400.000 della. Sì. Sì. Adesso vediamo le schede molto Ok, brevemente. E iniziamo allora. dalla prima. Più Più spazio al fiume. spazio al fiume, Le allargano un mancorinali sono sul pochettino. corridoio Sì, dopo vediamo. Allora, più spazio al fiume, sostanzialmente sono le aree di laminazione delle piene del fiume Olona, quindi San Vittore Parabiago, sono già appunto finanziate da Regione Lombardia e le stiamo realizzando. Quindi sostanzialmente il progetto complessivo comprende sia le aree golenali di Parabiago, San Vittore Canegrate, ma anche le aree compensative di San Vittore Parabiago e poi le aree fluviali a monte dell'area di laminazione di Legnano, San Vittore Canegrate. Quindi praticamente sostanzialmente è tutto quello che abbiamo messo dentro nel progetto Vairone. La finalità è la finalità idraulica. Quindi sostanzialmente collegata al miglioramento degli ecosistemi fluviali e per i fluviali e per mantenere il paesaggio agrario irriguo. Quindi il progetto è suddiviso in 6 lotti. Il primo lotto sono le opere di laminazione, il secondo lotto sono le opere ambientali che sono connesse appunto al progetto che prevedono la realizzazione delle due zone umide, quindi la Golena 2 e 4, le opere verde e le scale di risalita per i pesci. Il terzo lotto che prevede l'intervento nelle aree compensative dell'isolino della Foppa, sempre l'opera verde e le scale di risalita dei pesci. Il quarto lotto che comprende le opere di messa in sicurezza idraulica a Monte delle Vasche. Il quinto lotto che completa sostanzialmente il progetto Vairone e che prevede le opere verde, le scale di risalita dei pesci e l'area di sosta. Mentre il sesto lotto, l'ultimo, l'innalzamento della briglia in località Mulino Meraviglia a San Vittore. Ecco, questo per. No, aspetta, è scritto lì perché cos'è questa No, briglia infatti qui? È stavo una leggendo. briglia che potrebbe essere. Qui siamo al sesto lotto, quindi Sì, siamo proprio perfetto. Una zona alla fine, abbattibile, quindi vuol che dire potrebbe che la essere briglia utile. diventa un Allora, mobile. abbattibile nel senso che potrebbe essere utilizzato nell'idea di creare un Ah, ho bacino a capito. monte della briglia in modo tale da poter mantenere l'acqua quando ce n'è e poterla poi utilizzare in caso Ma lì c'è già la di briglia, secco. quindi Lì c'è sostanzialmente la molinara, no? sì, una Con la briglia c'è briglia. già, cioè In questo caso il salto c'è già. Il salto c'è perché c'è il mulino, quindi in questo caso sarebbe un'opera però che consente anche abbattibile in caso di piena, quando c'è troppa acqua Base. va, quando c'è poca acqua la invasi e la puoi utilizzare poi in caso di siccità. Questa è un'idea futuribile, ma quest'anno ci ha appunto fatto capire che insomma, i cambiamenti climatici sono già oggi e non saranno per le prossime generazioni. Quindi andando poi nelle mappe, prova a scendere. Allora, scusa una cosa, nel Sì. terzo lotto Sì. abbiamo l'isolino, la foppa e le opere verdi, sostanzialmente sono le aree dell'intervento di riqualificazione della discarica. Esatto, sì, Ok. queste sono quelle aree di proprietà dei comuni che appunto nel progetto Vairone ne è prevista il miglioramento ambientale. Adesso vi faccio vedere ecco, queste sono il piano di assetto idrogeologico, lo vedete sulla sinistra, sulla destra invece il progetto che viene realizzato. Quindi questo 750.000 metri cubi di invaso, andiamo giù, nello specifico abbiamo appunto le golene, abbiamo le opere principali delle vasche, abbiamo le varie golene, quella di Canegrate, quella di appunto
appunto tra la golena 2 di San Vittore, scusamente, la golena 3 Lastriforme tra San Vittore e Parabiago, la golena 4 solo su Parabiago, l'Isolino che è un'area anche qui compensativa. Cascina è quella che c'è lì sopra la golena 2. Cascina Giulini. Quella lì viene. Cascina Giulini al momento è previsto il mantenimento. La volta precedente c'era la veglia che ha spiegato. Poi dopo entriamo nel dettaglio su quello, Ma perché poi rimane anche di proprietà privata? è di Viene. proprietà pubblica, È è di stata proprietà pubblica. espropriata. Sì. È stata espropriata. Ma lì su quello c'è qualche. Dopo arriviamo nel dettaglio, perché sennò ci perdiamo dentro nei dettagli. Ci sono le aree di sosta, le ciclabili, eccetera, eccetera. Scendi pure, questi sono, è la progettualità che vedremo dopo in un secondo momento e direi su questo progetto abbiamo terminato. Poi entriamo nei dettagli dei singoli progetti. Secondo Allora, progetto. secondo progetto, più spazio al fiume. Anzi, no, più acqua nel fiume. Allora, sì, giusto. Allora, Allora, più acqua nel fiume, più acqua più dal acqua dal fiume. fiume, Queste sono le esatto. due cose che deve allargare un pochettino. Quindi sostanzialmente, quindi l'area di laminazione, no, quello di prima, aspetta. Chiudi la Sì, porta, che infatti. non ce l'hai più. Quindi questo progetto praticamente cosa dice? No? Dice che 100 anni fa, ad esempio, c'erano delle manutenzioni, c'era l'attenzione alle sorgenti d'Olona, erano elencate le sorgenti d'Olona, tutto ciò Ci siamo. metteva in Olona un quantitativo di acqua e quest'acqua veniva utilizzata per diversi scopi, tra cui anche la pesca, no? Perché c'erano licenze di pesca anche di tipo professionale e poi purtroppo con gli anni il fiume non è stato più di proprietà del consorzio ma è diventato pubblico, la polverizzazione delle competenze eccetera eccetera, inutile dire poi anche l'inquinamento. Quindi cerchiamo di far tesoro di tutto ciò, dietro a questa scheda c'è uno studio anche storico sulla gestione e che ci hanno aiutato i volumi dell'ingegner Mazzocchi di 100 anni fa, che ci dicono esattamente dove erano le sorgenti di Olona, sia in territorio italiano che svizzero. Poi c'era il corridoio c'era di Otti, eccetera, eccetera. E tutto questo però adesso è in stato di abbandono, se non in altri casi viene utilizzato ai fini potabili o per fare la birra, ad esempio, Esatto. dell'Olona. No? Ecco, chiaramente poi in Olona cosa rimane? Niente, rimangono per fortuna, come Depuratori. dice Capoldi, dovreste ringraziarci che vi diamo l'acqua dei depuratori, no? Quindi sostanzialmente quindi il progetto prevede gli interventi per aumentare l'acqua nel fiume, quindi la pulizia e la riattivazione delle sorgenti e gli affluenti d'Olona, l'immissione di acqua dal canale Villoresi nel fiume Olona, la predisposizione dei pozzi di prima falda per l'alimentazione artificiale del reticolo in condizioni di siccità e gli interventi anche per ridurre gli sprechi in regime di magra, che è sostanzialmente collegamento e adeguamento delle rogge per favorire la ricarica delle falde e la riattivazione delle colature nelle acque Ecco, la colatura è quel tratto finale del reticolo che c'è stato fino, credo, agli anni 90, no? Che riportava l'acqua al fiume. Adesso invece tutta l'acqua del fiume si perde dentro nei campi. Le colature sono state eliminate per evitare poi che ritornasse indietro e quando c'era la piena, ritornasse indietro l'acqua e allagasse appunto i campi. Però in questo modo purtroppo l'efficacia l'efficienza del reticolo idrico è diminuita molto. Quindi sostanzialmente prevede di svilupparlo in due punti, lo studio di fattibilità e gli interventi pilota. Questo
Quindi nello studio di fattibilità serve per approfondire appunto gli interventi, quindi la riattivazione delle sorgenti e il recupero delle portate con la verifica di alfa e cap. Ecco, queste sono le sorgenti di Olona, che è un lavoro che hanno fatto i ragazzi del Esatto. Maggiolini, hanno indicato poi i mappali dove erano e si tratta, chiaramente non lo faremo noi, di andare a vedere com'è la situazione, vedere se in qualche modo si riesce a riportare acqua pulita nel fiume, perché purtroppo questa è la criticità, no, del fiume, poca acqua pulita, tanta acqua depurata, che è depurata a norma di legge, diciamo in gran parte a norma di legge, ma la legge dice che comunque non è acqua pulita quella depurata. E in più, in caso di specialmente le bombe d'acqua, abbiamo questi apporti dei bypass dei depuratori che appunto in caso di piena non funzionano, quindi il bypass dell'acqua sporca che entra nel fiume. In mancanza di una portata di acqua pulita nel fiume, questa poi crea periodicamente queste morie di pesce che abbiamo visto ogni 2 anni nel nostro Quindi, territorio. Ecco, quindi. magari, ma proprio buttare da lì, ovviamente non è che discutiamo, però in prospettiva, tutto questo ragionamento che si sta facendo sul discorso di portare acqua al fiume, eccetera, cerchiamo di mandarlo avanti parallelamente con quello che sta venendo avanti sull'invarianza idraulica. Ecco, Perché l'invarianza secondo idraulica è un'altra me. Un'altra scheda che scheda. adesso Sì, però ti questa cosa facciamo. qua. Allora, loro, questa è una suddivisione che il contratto di fiume ha voluto fare, no? Noi avevamo delle macro progettualità, loro ci hanno chiesto progettualità di bacino e non del singolo comune, quindi capite perché andiamo anche a chiedere cose in territori diversi dal nostro. Però poi hanno suddiviso, no? L'invarianza idraulica è un'altra Sì, è la stessa scheda. scheda. Questa qui è una scheda che prevede quegli interventi che vi dicevo, quindi le sorgenti. Anche perché no, valutiamo pozzi di prima falda, perché se c'è Capolding che butta acqua sporca come bypass, no? I famosi 300 Metri cubi. metri cubi dell'ultima volta che ci hanno ucciso i pesci. Non è Pochi, detto sono che pochissimi. siano tutti di Capoldi, magari ecco, nessuno l'ha valutato, no, quindi diciamo quei metri cubi che comunque hanno creato dei problemi ai pesci potevano essere magari diluiti attraverso un pozzo di prima falda oppure pompando le stesse acque depurate che sono comunque di una qualità accettabile per la vita dei pesci. Il punto 4 sono interventi sul reticolo minore, quindi il tema dell'ecolatura, e poi c'è il risparmio idrico perché si può probabilmente fare anche parecchio sulla tipologia di irrigazione, no? Adesso abbiamo un'irrigazione per scorrimento che è molto molto esigente in acqua. Si può pensare, ad esempio, dove c'è il mais, di sperimentare la goccia a goccia, cosa che è stata già fatta nel Parco del Roccolo tra Canegrate Parabiago e Busto Garolfo. Lì tutta quell'area non è irrigua, c'è un pozzo di prima falda che irriga ma quantità importanti di terreni di mais. Si può ipotizzare anche a questo. Quindi questa è la seconda. Arriviamo a questo punto all'altra Sì. scheda che è quella Quella è la roccia ambrosona che ha detto prima. La Roggia Ambrosona Il progetto è che è dentro nella fase. qui. Sì, è dentro qui. Adesso scusate se andiamo molto velocemente, ma appunto tutto quello che è la riqualificazione delle rogge, quindi va in più acqua dal fiume, più acqua nel fiume, nel senso metto acqua e poi la uso. Quindi la Roggia Ambrosona che è a Nerviano, non abbiamo visto la mappa lì, però Sì. vabbè, No, fa niente, niente. tanto, era per È capire la progettazione. un esempio, un progetto pilota di ulteriore roggia che potrebbe essere sfruttata e tra l'altro riattivata perché era stata disattivata,
con motivazioni multifunzionali sia per l'irrigazione che anche per gli aspetti naturalistici, cosa che già avviene a San Vittore, ad esempio, con la roggia bellona e la roggia selvatica, a Parabiago con l'arienta boschetto. Ecco, questo è un po'. È chiaro che poi i progetti pilota sono sul nostro territorio perché insomma va bene tutto, ma almeno portiamo l'acqua un po' al nostro mulino. Questo invece è quell'altro progetto, quello dell'utilizzo del reticolo idrico per invasare acque di seconda pioggia nei terreni liberi attraverso il pagamento di servizi ecosistemici, il tema dell'invarianza idraulica e la volanizzazione. Sì, quello che dicevo prima è che sono collegati perché la invasi, ma non è escluso anche tu la invasi per poi magari cedere in un secondo momento alla fine. Ecco, qui in questa scheda si parla solo di utilizzare le aree libere ma senza invasare, perché le aree libere al momento non sono vasche di No, laminazione. ma io intendo, sì, certo. Prova a vedere un Sì, attimo. ma per restituirla. Eh no, ma quelle non riesci, no? Ad No. esempio, quest'ambito qui, prova. Ecco, questi, abbiamo individuato questi due ambiti come ambiti pilota, ovviamente. Uno o l'altro o entrambi, perché poi bisognerà anche discuterne con la Capholding, che sono aree libere che possono essere collegate al fiume, al reticolo idrico, in modo tale che quando un pochettino dell'acqua in caso di Sì, piena ci sono. venga fatta defluire nei campi, ma poi dopo i campi non sono a tenuta, quindi si perde tutto, specialmente non abbiamo la colatura che entra nel Ricchezza, fiume. Qua siamo praticamente il Parco Castello Castello. sulla sinistra contornato di rosso, invece in azzurro l'area che c'è accanto al Castello di Legnano, tra San Vittore e Ah, ok. Cioè, Legnano. dove c'è il ballo? Sono tutti prati che arrivano fino al vallo, sì. Sono tutti quei prati che arrivano fino al vallo. È chiaro che qui siamo in una situazione particolare, perché siamo a monte delle vasche di laminazione, quindi le vasche non incidono col loro beneficio dal punto di vista idraulico, ma potrebbero appunto essere, proprio per questo, potrebbe essere interessante sfruttare la capacità di queste poche aree residue per limitare, per laminare un pochettino di queste acque. Ovviamente parliamo di acque di seconda pioggia che devono essere compatibili con l'uso agricolo di queste aree. Questo è il reticolo che potrebbe essere utilizzato. Chiaramente tutto deve essere studiato e anche riqualificato, perché è chiaro che un conto è mettere 30 litri al secondo, un conto è metterne 300, quindi è chiaro che tutto questo deve essere poi deve trovare appunto delle opere. Guarda, se vai un attimo sopra si vede Era la di me. il sindaco e Sì. mo ha detto che non le sono collegati. Noi il sindaco comunque ha detto che mo ha detto Ah, però la non mail. riusciamo a vederla, non riescono a collegarsi perché non hanno tempo. Non hanno tempo, ok, va bene. Quindi scendi un attimo. No, è questo. Ecco, questo è la logica di questo terzo progetto. Eccolo qua. Quando dici acque di seconda pioggia, intendi comunque che arrivano da un reticolo, diciamo, di fognatura che porta sull'acqua bianca o. No, adesso non ci sono Non ci sono, divisioni, infatti no? dico in Quindi prospettiva, però. probabilmente sarà la seconda pioggia o collegata ai bypass oppure l'acqua del fiume direttamente, come se fosse una vasca volano, no, scusate, una vasca Di laminazione. di laminazione, ma che prende l'acqua Però del dicevo, fiume. sempre tornando a quello che dicevo prima, in prospettiva, perché il discorso di invarianza idraulica, se tu non soprattutto nelle zone urbanizzate, non vai oltre a semplici enunciati, dovresti cominciare a fare una separazione delle acque, giusto? Quando tu fai la separazione delle acque, quelle acque lì, le acque diciamo bianche, tra virgolette, l'acqua di pioggia, di seconda pioggia, una volta che tu hai passato la prima pioggia, eccetera, prendere poi, cioè ti puoi permettere, tra virgolette, di rilasciarle comunque in aree come queste.
Sarebbe bello avere già questa separazione, però al momento poter rifare tutte le infrastrutture. Al momento non so, certo. E anche i collegamenti delle fognature private, cioè, però pian piano sì. Man mano che le fai, adesso, da qualche anno smaltisce il loco, no? Sì, dovrebbe, però da quando si è iniziato il grosso delle costruzioni, sì, ma c'è stato un momento nella nostra zona dove era obbligatorio. L'ASL ha detto: togliete i collegamenti fossi perdenti, mandate tutti i fognatori. E così diluisce. E invece era tutto un disastro. E invece poi sono tipo i disastri. Ecco, questo è il quarto progetto, Corridoio di Otti. Che sostanzialmente serve a potenziare e collegare fini fruitivi ed ecologici, sistemi verdi che esistono tra Olona e il Bozzente e anche i percorsi fruitivi del canale Vendoloresi tra Olona e Bozzente. Quindi sostanzialmente per realizzare il corridoio possiamo riutilizzare molto funzionalmente i tratti che ancora esistono del appunto Cavo di Otti per sostanzialmente due scopi, a fini naturalistici e a fini fruitivi. Quindi a fini naturalistici, creando delle pozze per anfibi e delle piccole zone umide, le isole galleggianti per, lungo il Villoresi, e il potenziamento dei sistemi verdi, le creazioni di luoghi di nidificazione e rifugio per gli animali, insomma, artificiali, e l'agricoltura agroclimatica ambientale. Mentre invece per lo scopo fruitivo, collegare meglio il Parco dei Mulini con il Parco dei Mughetti e fare una cartellonistica interpretativa. Ecco, provo a vedere un attimo il quadro. Questi sono degli esempi che abbiamo già fatto. E questo è il quadro economico, mm-hmm. Vediamo quanto era. 400.000 delle opere ambientali, sì. Poi il totale diventa 1.192.000. Ecco, 1.190, quindi 1.200.000 circa. Scendi un attimo, che c'è una mappa. Quindi la mappa, che è questo qui, è lo schema generale. No, stai. Quindi cosa dice questa mappa? Dice che ci sono i nostri, in azzurro il nostro reticolo principale, in verde la rete ecologica, quindi lungo il Villoresi e appunto dall'Olona verso il corridoio di Otti. Abbiamo un primo nodo che sono le cave tra Parabiago, San Vittore e Cerro, un secondo nodo che sono le cave tra appunto Parabiago e Nerviano, dopodiché Diotti proseguiva, sottopassava il Villoresi e si dirigeva verso Garbatola, dove appunto abbiamo le aree di laminazione del Bozzente. Sì, ah no, qui scusate, Garbatola, sì, no, lui, il cavo andava giù, ma noi appunto abbiamo, vedete, questa in verde tratteggiato, quindi il percorso, la rete ecologica che poi prosegue verso le vasche del Bozzente. Quindi il progetto, il macro progetto, prevede di inserire delle opportunità, le cave, e una progettualità esistente sulle vasche del Bozzente, e di metterle in rete attraverso il reticolo idrico esistente o quello che appunto era in passato nel cavo di Otti. Ecco, questo non so che cos'è, non mi ricordo, ma direi che è tutto qui. Quindi il cofinanziamento delle opere quindi avremo 400.000 euro già esistente e 800.000 euro da reperire. Vediamo, chiaramente, una volta che la giunta ha approvato questo piano, io spero che ci sia poi anche qualche risorsa economica per poterlo utilizzare. Quindi poi l'ultima è la specie invasiva, è inutile andare ancora nel dettaglio. L'abbiamo già detto, sì. Quindi possiamo terminare la registrazione.